Parliamo ora del caro bollette, una problematica che continua a mettere in ginocchio tantissime famiglie. Pare sia possibile abbattere le bollette attraverso la creazione di una rete di distribuzione per l'energia elettrica. Maurizio Ciotola. Buonasera, siamo qui con il professor Fabrizio Pilo dell'Università di Cagliari che ci spiegherà cosa sono le comunità energetiche e il loro aspetto per il cittadino. Le comunità energetiche sono un meccanismo virtuale, non fisico, per mettere insieme produzione e consumo. Chi produce l'energia mette a disposizione l'energia che ha prodotto agli altri membri della comunità. Il totale, il conteggio totale del consumo e del prodotto è il grande valore della comunità energetica, perché significa che la produzione di un fotovoltaico di un membro della comunità può diventare autoconsumo per me che non ho il fotovoltaico, e questo significa risparmio. E le comunità energetiche sono promosse e anche incentivate, quindi oltre al risparmio diretto che ognuno nella comunità energetica può avere, c'è anche l'incentivo alla comunità per il fatto di essersi costituita, e questo incentivo può essere rimesso in gioco dalla comunità o a fini sociali o banalmente per far pagare di meno l'energia a tutti i membri della comunità stessa. Infatti c'è uno scambio, insomma, tra chi produce e chi consuma in maniera circolare tra gli stessi appartenenti alla comunità energetica, che però non è stabilito da una connessione fisica, cioè può essere semplicemente determinato da un dato registrato dai contatori sostanzialmente. Assolutamente, per i membri della comunità energetica da un punto di vista fisico non cambia niente, resta lo stesso contatore, restano le stesse linee, resta tutto quello che c'era prima, è una questione di conteggi che vanno a verificare che ci sia una contemporaneità tra il prodotto e il consumato. Tutto ciò che è contemporaneamente prodotto e consumato è classificato autoconsumo e quindi scorporato dalle bollette. Quindi di fatto una persona può entrare a far parte della comunità energetica e uscire quando ritiene più opportuno. È uno dei motivi per cui si è scelto di fare comunità energetiche di tipo virtuale, proprio questo, consentire il libero accesso e anche il libero recesso alle persone.